Avete finito i compiti? Sì? Allora guardiamoci insieme i ragazzi di Padre Tobia. Rosa, rose, rose, ma com'è difficile il latino. Chi mi aiuta a fare la lezione sulla prima declinazione? Io. Oggi merenda sui prati, io metto pane e ciliegie. Per bene, ma questa volta la pagherete per tutte. Fermi! Fermi! Sì, ci vuole una lezione! Una lezione esemplare! Avanti! Venite con me! Via! I ladroncoli! L'avevo capito subito che era uno scherzo. Eh?
Sei stato bravo, Giacinto, perché la gallina sembra proprio vera. E l'uovo pure. Come hai fatto a capire che era uno scherzo? Lasciamo andare la gallina. Ma l'uovo, si vede lontano un miglio che è di gesso. Andate pure a giocare a pallone voi. Arbitrerà Rina. Va bene, padre. Ci vediamo alla funzione, antifubis. Prego. Buongiorno, è successo qualcosa? Buongiorno. Cattive notizie, padre. Ho dovuto riaccompagnare quei due perché li abbiamo sorpresi. No, no, non è vero! Non siamo stati noi, padre. Noi non c'entriamo. Ma come? Ma se li ho visti? Io li ho visti. E poi c'è il corpo del reato. Due forme di formaggio, grosse così. Erano lì tre cespugli, ma noi non le abbiamo rubate. Non sappiamo nulla noi, nulla. Ma è orribile questa maniera di mentire. E io quando mi sono decisa ad accettare la direzione del camping, senza alcun vantaggio e rinunciando alle mie vacanze, sia chiaro, non potevo mai immaginare che accadessero cose di questo genere. È stata una serie di delusioni, padre. E adesso questi due ragazzacci che negano persino l'evidenza. Ma in sostanza, quali sono le sue intenzioni, signore? Devono dirci dove hanno nascosto il resto della refurtiva, altrimenti li denunciamo. Capirà, padre. Sono settimane che sparisce la roba. Si tratta di quasi 500.000. Vorrei parlare ai ragazzi da solo. Perché? Non metterà in dubbio le mie affermazioni, spero. Né lei le mie buone intenzioni, spero. Ma solo pochi minuti, signora. Potete accomodarvi di là, nell'atrio. Sapete cosa voglio da voi? Lealtà e fiducia. Si può sbagliare, succede a tutti, ma si può sempre rimediare agli errori, purché lo si voglia. È fatta soprattutto di questo la nostra fede. E siate certi che io sono pronto ad aiutarvi anche se avete sbagliato. Noi non abbiamo fatto niente, padre. È la verità, noi siamo innocenti. Il formaggio veniva giù dalla collina e rotolava sull'erba e è finito lì accanto a noi. Di sicuro sono stati ladri. Lo hanno buttato giù perché non sapevano più che fare. Se no li scoprivano. Questa è la verità? Proprio così, padre. Certo, la verità. Mi dispiace proprio, ragazzi. Non dovevano sciuparvi così le vacanze. Ma ora torneremo insieme laggiù. Fra due giorni comincia il nuovo turno. E questa volta ci divertiremo. Verrà anche lei? Certo. Pensi che un prete non debba andare in vacanza? Intanto troveremo un modo per spiegare alle vostre famiglie questo improvviso ritorno. È meglio non amareggiarle per il momento, Bene, e ora andate a raggiungere gli altri. Presto! No, non perdiamo tempo ai ringraziamenti. Vi aspetto più tardi alla funzione. Va bene, arrivederci. Arrivederci. Volete accomodarvi? Ma quelli dove sono andati? Ah già, dove sono andati? Ah sì, sono andati a giocare, abbiamo dei prati a giorno. Come a giocare? Ma si rende conto, padre, che quei due hanno delle precise responsabilità? Ragazzi quanto vuole, ma sono due ladri.
Lei ha frainteso la mia generosità, la mia correttezza. Da questo momento mi riservo ogni libertà di azione. Come vuole, signora. Per quanto mi riguarda, io sono pronto a credere nella buona fede anche di fronte a un'evidenza contraria. Oh, io non riesco ad essere così generosa. Io le chiedo soltanto un po' di tempo, una settimana o due, e mi impegno a farle rifondere i danni, sempre che non salti fuori qualche altro responsabile dei furti. Ma se le ho detto che li abbiamo visti noi, noi, con i nostri occhi. D'accordo, lei potrà fare la sua denuncia. Ma mi sembra però che non cambi nulla aspettando qualche settimana. E in questo caso lei si impegna... A ripagare le cose rubate. Ma si tratta di quasi 500.000. Se sarà necessario, lo troveremo. Grave. Il medico del camping dice che se la caverà in pochi giorni. Piuttosto, bisognerebbe sapere chi è stato a colpirli. C'erano anche i carabinieri, visto? E due l'hai visti, ci sono passati mezzo per chi porta fortuna. Ma che ci sono i banditi qui? I banditi, ci sono i ladri. La direttrice pensava che fossero i tuoi amici, lo sai, no? E come? Gianni e Beppi li aveva proprio arrestati. Deve essere una donna cattiva. Shh, piano! Sai che la signora baronessa può arrivare da un momento all'altro. Poi non è vero che sia cattiva, magari non dà molta confidenza, è un tipo aristocratico. A me non piace, ma stamani arriva padre Tobia e vedrà che mette tutto a posto. Lo conosci padre Tobia, vero? Certo, se sono della parrocchia. Ti piace? È un prete simpatico. Vorrei vederlo, lo dicono tutti. Buongiorno. Buongiorno. Ah, dobbiamo controllare subito i registri. I registri di cosa? Non riesco mai a ricordarmi il nome. Ragioniere. Carico, signora baronessa, registri di carico viveri. Appunto, quelli. Ah, non ho detto niente ai carabinieri, ma secondo me questa notte ci sono stati altri ladri in giro. Sono tornati al magazzino viveri. Adesso controlliamo qui, poi controlleremo là. Beh, cosa c'è? Ti serve qualcosa, bambina? No, è venuta a trovarmi, è arrivata ieri al camping. Vai, vai a giocare finché puoi. Non sai quanto ci costa la vostra tranquillità. Persino le aggressioni ora. Le aggressioni! Le aggressioni! Grazie, fa un caldo qui. Sapessi che farfalle, Beppi, ce ne sono di tutti i colori, anche rosse, sai? Ah, freschissima. Farfalle, eh? Beato te che te ne vai a spasso. Ah, sì, e chi l'ha presa l'acqua? Già, ma io mica dicevo per te. Acqua fresca, acqua fresca! Chi vuole l'acqua fresca? Ciao, ciao. Ciao, Salvatore, me la fai la fotografia? Certo, dopo, quante ne vuoi? Colorate? Come no, anche colorate. Non ho da fare, vedi? Allora dopo. No. Acqua fresca, acqua fresca! Chi vuole l'acqua fresca? Acqua fresca! Chi vuole l'acqua fresca? Acqua fresca! Chi vuole l'acqua fresca? Ciao Giacinto! Ah, bravo, cucciolo! Vieni, tienimi un po' questo. Va bene. Ma fermo, eh! Solo per farmi le basette, se no vengono storte. Così va bene?
No, così è troppo giù. Aspetta, vieni qui. Sì. Ora mi metto io più basso. Vabbè. Mi raccomando, eh? Sì. Fermo, eh? Ero troppo basso. Faccenda scotta, ve lo dico io. È gente senza scrupoli quella che gira intorno al camping. L'avete vista quell'ambulanza? Sì, quando stavamo arrivando? Sì, 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 sì. Sapete che c'era dentro? Cosa? No? Un uomo che stanotte andava in cerca di tartufi. Però al posto dei tartufi ha trovato i ladri. E quelli giù, una bella botta sulla testa e lo hanno messo KO. Una bastonata che lo potevano ammazzare. Mamma. Proprio così. E cosa hanno rubato? Ancora non si sa, ma stanno facendo il controllo. Di là c'è una tenda con tutti i viveri per il camping. Pasta, scatolette di carne. E c'è pure il parmigiano. I ladri l'hanno preso lì e poi sì, ce lo buttarono addosso a noi. È vero. E adesso che succede? È molto probabile che i ladri stasera ritornino a rubare i viveri. Allora bisognerà tenerlo d'occhio questo magazzino. Se lo svuotano non si mangia più. Ci provino! Così li prendiamo con le mani nel sacco. Facciamo vedere noi chi sono i ladri alla signora baronessa. Proprio così. Metteremo un bel servizio di sorveglianza intorno alla tenda dei viveri. Vedrete, un piano organizzato alla perfezione. Bravo! E quando viene padre Tobia prendiamo tutti gli accordi. Adesso però sbrighiamoci a sistemare l'accampamento. Sì, prima lo facciamo e meglio è. Forse, ritorna. Senti, ma dove si trova questo magazzino? Qui dietro. Ah, lo dicevo io. E c'è anche il gorgonzolo? C'è? Ci sarà, che vuoi che ne sappia? Attento, c'è, ci sarà. Sì? Sì, proprio come ho detto. Ma senz'altro. Certo, non ne dubito affatto. Sì? È quello che mi auguro. Topi e ladri sono sempre stati il mio terrore sin dall'infanzia. Grazie. Sì. Ci metterò tutto il mio impegno. Sì? Sì. Arrivederci. Ecco. Io ho fatto tutto quello che potevo fare. Se c'è qualcuno che crede che ci sia pericolo e vuol lasciare il camping, può farlo oggi stesso. Provvedete ad avvertire i ragazzi e datemi notizie al più presto. Mi scusi. Dicevamo? E lei pensa ancora che siano gli scout i responsabili di quanto sta succedendo? Ma io e i miei ragazzi siamo arrivati appena poche ore fa. E la notte scorsa non eravamo qui. Sì, lo so. Però a me quel Beppi e quel Gianni... Insomma, per me quei due hanno dei complici. Sì, amici loro, qui, al campeggio. Io escludo nella maniera più assoluta che sia gente venuta da fuori. Perché? Perché è una sensazione. Certe cose si sentono, si intuiscono. Strano. Io ho una sensazione del tutto contraria. Uno di noi, signora, con tutta evidenza, ha la sensazione sbagliata. Ah, su questo non c'è dubbio. Vede, almeno su un punto siamo d'accordo. A prescindere dalla sua sensazione contraria, la prego di tenere gli occhi aperti. Ah, è appunto quello che mi propongo di fare, signora. Ma certo, una cosa è strana. Che i ladri tentino ancora di rubare ben sapendo che qui molti stanno con gli occhi aperti. E allora? Si direbbe che abbiano assoluta necessità di farlo. Perché?
Ha dirò messa ogni mattina alle 6, se vuole fare avvertire. Certo, certo. E più tardi le farò sapere se anche stanotte hanno rubato qualcosa. 36 kg. Sono ingrassata di un chilo. Tu, Lietta, quanto pesi? 49, ma devo dimagrire un po'. Ma che dici? Stai proprio bene. Sembri una ragazza di quelle che si vedono alla televisione. Tu la guardi la televisione? Certo. Io non ce l'ho e mi tocca andare dalla signora Elvira. Ma poi lei si addormenta e ci manda tutti a letto. Beh, avrà sonno. E come? Russa pure. E non si sente più niente. Manca qualcosa? Sembra di no. Ho quasi finito. Si vede che stanotte i ladri se la sono date a gambe. Hanno avuto paura. Giacinto! Giacinto, io sono arrivata ieri. Ah, sì. Sì, mi tocca stare con le bambine. Ma poi vi vengo a trovare. Questo è Giacinto, il sagrestano. Lo conosci, vero? Certo. Buongiorno, signorina. Benvenuto, Giacinto. Se ti serve qualcosa, Lietta è amica mia. E di che potrei aver bisogno? Passavo di qui. Lo vuoi assaggiare un pezzo di gorgonzola? Ma certo, prenda pure se vuole. Guardi, si serva. Lì c'è il coltello, vede? Chris, vuoi contare queste scatole di salmone? È la terza volta che ci provo. Ci penso io. Ho tutti i nomi nel me. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. È buono, Giacinto? Certo. Ma lei chi è? Che ci fa qui? È un mio conoscente, il signor Giacinto. Fa parte del gruppo di scout di padre Tobia. Ah, appunto, di padre Tobia. Che strani, non devono entrare qui dentro. Lei sa bene quali sono gli ordini della signora baronessa. Ma io ragioniere, credevo... Nessuno! Non deve entrare nessuno. E tantomeno chi ha appetito arretrato. Io non ho appetito arretrato, signor ragioniere. Guarda un po' quante storie. Per un pezzetto di formaggio che puzza. Tu stai zitta. È da stamani che ti vedo in giro. Ma dico, ce l'hai una tenda, sì o no? Via! Chris, va, ci vediamo poi. Ragazzi, bisogna pensare ad andare a dormire, tutti tranne le nostre sentinelle, si intende? Rino, a chi tocca il primo turno? Sandro in coppia con Luigi e Beppe in coppia con Cucciolo. Cucciolo? No, Cucciolo è troppo piccolo. Ha insistito tanto, padre. E ci vado io al suo posto. No, no, adesso tu fini diritto al settore riservato alle bambine. È già molto che sei ottenuto di farti restare alzata fino a quest'ora. Su. Cucciolo è in gamba, a scuola ha anche vinto la gara di corsa. Sì, ma se c'è da correre vorrei che tu lo facessi per allontanarti dal pericolo. Per favore, padre, per favore. D'accordo, sarai la staffetta. Ma al primo segnale di pericolo corri ad avvertire Giacinto. Evviva, evviva! Oh, fino a mezzanotte Giacinto resterà alzato pronto ad intervenire. Fino a mezzanotte? Sì, fino a mezzanotte. Dunque, lo troverete all'inizio del viale sotto l'albero. E dopo mezzanotte a quel posto ci sarò io fino a luna. Ah, ricordate, vi dovete limitare a sorvegliare l'ingresso della tenda viveri. Se succede qualcosa non intervenite direttamente, ma correte ad avvertire. E se non ce la fate c'è il fischietto. Ne ho dato uno a tutti. A me no. Beh, dagliene uno anche a lei. E poi fila, su. Tieni. E non metterti a fischiare adesso. E a Cipicchia, che sei diventato un generale. Buonanotte. Buonanotte, Chris. Buonanotte, Chris. Signore, ti ringraziamo per questa giornata.
Signore, ti ringraziamo per questa giornata. Benedici il nostro riposo e quello delle nostre famiglie. Benedici il nostro riposo e quello delle nostre famiglie. Così sia. Così sia. Ciao, Beppe. Novità? Proprio niente. Il vostro turno è finito. Siamo venuti a rilevarvi. E Cucciolo? Dormi. Abbiamo sentito dei rumori, come di rami spezzati. Venivano dal sentiero della sorgente. Proprio così. Ma non avete visto niente? No. Però c'è qualcuno qui intorno, ci giurerei. Ma allora bisogna fischiare. Aspetta! Voglio prima vedere di cosa si tratta. Ci deve essere un motivo serio per dare l'allarme. E bisogna che i ladri non abbiano il tempo di fuggire. E come vuoi fare allora? Torniamo giù al sentiero. Ci lasci soli un'altra volta. Hai paura? Insomma. Io sì. Dobbiamo essere prudenti, l'ha detto padre Tobia. Ho capito. Allora ci vado da solo. Se dovessi fischiare, correte subito al campo, eh? Ciao. Ciao. Succede tutto, tutto! Ma lei ci vede bene? Sì, signora. 10 decimi in tutti e due gli occhi. Non porta gli occhiali? No. 10 decimi in tutti e due gli occhi. Beve forse? Quando ho sete. E cosa beve? Acqua, vino, acqua e vino, gassosa e qualche volta anche l'aranciata. E vede, signora, il nostro Giacinto potrebbe anche essersi sbagliato, essere vittima di un'allucinazione, ma il fatto è che sul terreno abbiamo trovato le impronte dell'orso. Sì, è vero, signora. Le ho viste anch'io con i miei occhi. Ah, non c'è dubbio, signora baronessa, è un orso, e forse più d'uno. Ah! E quanti? È difficile dirlo. 2 o anche 3. 3 orsi! Padre!
Siamo in pericolo! Siamo in prima linea! Forse sono scesi dalla montagna in cerca di cibo, saranno rimasti separati dagli altri. I guardiani del parco procurano loro il necessario per mangiare, ma lo mettono in punti prestabiliti. Io credo che il signore abbia ragione, ma non c'è da allarmarsi. In genere sono piuttosto mansueti e non assaltano l'uomo se non vengono molestati. Secondo me basta avvertire i guardiani del parco. Ci penseranno loro a tenerli lontani. Se hanno appetito, tornano. State tranquilli che tornano. E vuotano il magazzino. Con quella bocca? No, io credo che non torneranno. Abbiamo fatto molto baccano stanotte. E certo si sono spaventati, tant'è vero che sono fuggiti senza rubare nulla. Comunque, signora, la situazione è chiara ormai. C'erano i ladri di viveri, ma non erano i miei ragazzi. Erano ladri a quattro zampe. Quello che è giusto è giusto. I suoi ragazzi non hanno colpa. Gliene do atto, padre. Errare humanum est. Chiunque al mio posto avrebbe sbagliato. Deve ammettere, padre, che le apparenze però erano tutte contro di loro. Ah, sì, ne convengo, signore. Beh, in ogni modo, per quanto ci riguarda, possiamo ormai goderci le nostre vacanze in santa pace. Ursi permettendo, si intende. Ci pensiamo noi, padre. Potete dormire tranquilli. Non succederà più niente. Abbiamo dei fucili da caccia e se sarà necessario li useremo. Ma sono sicuro che gli orsi staranno alla larga. Sì, tutti ottimisti a quanto vedo. Ma la responsabilità è mia. Io sono nei guai. E dire che in questo momento potrei essere sulla Costa Azzurra. La Côte d'Azur. Lì almeno non ci sono orsi. Andiamo, venite con me voi. Buongiorno, padre. Signore. Signora baronessa. Gli orsi. Anche gli orsi ci dovevano capitare. Stanotte gli daremo la caccia. Segnala che anche noi abbiamo visto l'orso, che nessuno si muova. Adesso cercherò di seguirlo. Se mi allontano molto, manderò qualcuno ad avvertire. Va bene. Tutto tranquillo. Io però dico che è solo apparenza. Si sente nell'aria che succederà qualcosa. C'è odore di pericolo. Qui di odori ce ne sono tanti. C'è gente, poliziotti, agenti segreti, che fiutano il pericolo a distanza. Come un sesto senso. È come se... Siamo! Forse è l'orso. Viene da queste parti. Non lo so. Ecco padre Tobia. L'avete visto? Sì, proprio voi, padre. Si è diretto di là. Bene, voi aspettate qui. Veniamo con lei, padre. D'accordo, ma seguitemi a distanza. Bene. Thank you.
Andiamoci via tutti e tre. Chissà cosa sta succedendo là fuori. Se avessero bisogno di aiuto. E a noi chi ci aiuta? Ma noi siamo tranquilli, per ora. Mica tanto. Siamo nel posto più pericoloso. Hai sentito? Attento, io cerco di immobilizzare, poi tu vieni ad aiutarmi. Giù. Su. Sei pronto? Su, avanti. Venite fuori. Fuori! Che stavate facendo là dietro? Siamo passati per caso. Attento che finisce male! Giù! Faccia a terra! Tutte e due! Giù! Ora vi darò la lezione che meritate. Vi insegnerò io a mettere il naso in faccende che non vi riguardano. Giù, faccia a terra! Coraggio, ragazzi, ci sono io! Chris! Chris! Attento! Si avvicina qualcuno! Io vado a nascondermi! Capito? Bene! Non sarà mica morto? Ma che? Non vedi che respira? È soltanto svenuto. Adesso dobbiamo legargli le mani. Dammi la corda. I piedi, le mani, leghiamolo tutto! Signor Orso, noi siamo amici degli uomini come degli animali, perciò lei non ha niente da temere. Ci ha fatto prendere un po' di spavento, ma non gliene vogliamo, sappiamo stare allo scherzo noi. Ed ora vuole togliersi la pelliccia o vuole che lo facciamo noi? Il guardiano! Altro che orso! Padre! Attenzione, che... Anche noi abbiamo un prigioniero. Io l'ho messo a capo! Ma non così legato, bastano le mani. Aveva anche la pistola. Guardi sì. Qui, padre, è carica. Ma mettila giù, Chris, per carità. Ma mica sparo, se non pigio col dito. Tienila giù. Ci penso io, padre. Aiutatemi a scioglierla. Allora, guarda, ragioniere. Lui. Guarda un po' chi erano i ladri. Rino, corri ad avvertire la baronessa. D'accordo. Cartone, sassi e cartone. Evidentemente dopo i primi furti avevano pensato a un affare più vantaggioso. Avevano comprato per conto del camping molte casse di scatole di carne, che in realtà contenevano soltanto cartone. Tutto.
Ho capito tutto. Noi pagavamo per carne e avevamo cartone. E i soldi, naturalmente, se li prendevano loro. E così quelle scatolette non si potevano aprire, altrimenti si scopriva tutto. Dovevano rubarle prima che noi vedessimo cosa contenevano. Oh, le mie vacanze. Dove sono finite? Infatti, io avevo proposto di distribuire le scatolette, ma il ragioniere non voleva. Se ho capito bene, avevano messo in giro il finto orso per spaventare i ragazzi e per agire indisturbati. E infatti? Complimenti, padre. Complimenti a lei e ai suoi ragazzi. È stato tutto a merito vostro. Avrei preferito che il responsabile di tutto fosse stato davvero un orso. Capisco, ma la colpa non è vostra se questi due hanno deciso di rubare. Comunque, ora potete godervi le vacanze in pace. Ero venuto a consegnare la pistola. Chi trova un amico trova un tesoro. Noi siamo i ragazzi più ricchi del mondo. La cosa più importante è non essere solo. Trovare ogni istante uno che ti consigli, che ti porta la mano. Nei momenti belli e brutti di ciascuno. Noi siamo tutti per uno, uno per tutti. Trova un tesoro. Noi siamo i ragazzi più ricchi del mondo. Vi siete divertiti? Sì? E allora arrivederci alla prossima settimana. Ciao! Ragazzi, bisogna pensare ad andare a dormire, tutti tranne le nostre sentinelle, si intende? Rino, a chi tocca il primo turno? Sandro in coppia con Luigi e Beppe in coppia con Cucciolo. Cucciolo? No, Cucciolo è troppo piccolo. Ha insistito tanto, padre. E ci vado io al suo posto. No, no, adesso tu fini di vita al settore riservato alle bambine. È già molto che si è ottenuto di farti restare alzata fino a quest'ora. Su. Cucciolo è in gamba, a scuola ha anche vinto la gara di corsa. Sì, ma se c'è da correre vorrei che tu lo facessi per allontanarti dal pericolo. Per favore, padre, per favore. D'accordo, sarai la staffetta. Ma al primo segnale di pericolo corri ad avvertire Giacinto. Evviva, evviva! Oh, fino a mezzanotte Giacinto resterà alzato pronto ad intervenire. Fino a mezzanotte? Sì, fino a mezzanotte. Dunque, lo troverete all'inizio del viale sotto l'albero. E dopo mezzanotte quel posto ci sarò io fino a l'una. Ah, ricordate, vi dovete limitare a sorvegliare l'ingresso della tenda viveri. Se succede qualcosa non intervenite direttamente, ma correte ad avvertire. E se non ce la fate c'è il fischietto. Ne ho dato uno a tutti. A me no. Beh, dagliene uno anche a lei. E poi fila, su. Tieni. E non metterti a fischiare adesso. E a Cipicchia, che sei diventato un generale. Buonanotte. Buonanotte, Chris. Buonanotte, Chris. Signore, ti ringraziamo per questa giornata. Signore, ti ringraziamo per questa giornata. Benedici il nostro riposo e quello delle nostre famiglie. Benedici il nostro riposo e quello delle nostre famiglie. Così sia. Così sia.
Ciao, Beppe. Novità? Proprio niente. Il vostro turno è finito. Siamo venuti a rilevarvi. Io però dico che è solo apparenza. Si sente nell'aria che succederà qualcosa. C'è odore di pericolo. Qui di odori ce ne sono tanti. C'è gente, poliziotti, agenti segreti, che fiutano il pericolo a distanza. Come un sesto senso. È come se... Siamo! Forse è l'orso. Viene da queste parti. Non lo so. Ecco padre Tobia. L'avete visto? Sì, proprio ora, padre. Si è diretto di là. Bene, voi aspettate qui. Veniamo con lei, padre. D'accordo, ma seguitemi a distanza. Bene. Tutti e tre. Chissà cosa sta succedendo là fuori. Se avessero bisogno di aiuto. E a noi chi ci aiuta? Ma noi siamo tranquilli, per ora. Mica tanto. Siamo nel posto più pericoloso. Hai sentito? Signora, 10 decimi in tutti e due gli occhi. Non porta gli occhiali? No, no, no. 10 decimi in tutti e due gli occhi. Beve forse? Quando ho sete. E cosa beve? Acqua.
vino, acqua e vino, gassosa e qualche volta anche l'aranciata. E vede, signora, il nostro Giacinto potrebbe anche essersi sbagliato, essere vittima di un'allucinazione, ma il fatto è che sul terreno abbiamo trovato le impronte dell'orso. Sì, sì, è vero, signora. Le ho viste anch'io con i miei occhi. Ah, non c'è dubbio, signora baronessa, è un orso e forse più d'uno. Ah! E quanti? È difficile dirlo. Due o anche tre. Tre orsi! Padre! Siamo in pericolo! Siamo in prima linea! Forse sono scesi dalla montagna in cerca di cibo, saranno rimasti separati dagli altri. I guardiani del parco procurano l'ore necessario per mangiare, ma lo mettono in punti prestabiliti. Io credo che il signore abbia ragione, ma non c'è da allarmarsi. In genere sono piuttosto mansueti e non assaltano l'uomo se non vengono molestati. Secondo me basta avvertire i guardiani del parco. Ci penseranno loro a tenerli lontani. Se hanno appetito, tornano. State tranquilli che tornano. E vuota. È quello che mi auguro. Topi e ladri sono sempre stati il mio terrore sin dall'infanzia. Grazie. Sì, ci metterò tutto il mio impegno. Sì? Sì. Arrivederci. Ecco. Io ho fatto tutto quello che potevo fare. Se c'è qualcuno che crede che ci sia pericolo e vuol lasciare il camping, può farlo oggi stesso. Provvedete ad avvertire i ragazzi e datemi notizie al più presto. Oh, mi scusi. Dicevamo? E lei pensa ancora che siano gli scout i responsabili di quanto sta succedendo? Ma io e i miei ragazzi siamo arrivati appena poche ore fa. E la notte scorsa non eravamo qui? Sì, lo so. Però a me quel Beppi e quel Gianni, insomma, per me quei due hanno dei complici. Sì, amici loro, qui, al campeggio. Io escludo nella maniera più assoluta che sia gente venuta da fuori. Perché? Perché? Perché è una sensazione. Certe cose si sentono. Si intuiscono. Strano. Io ho una sensazione del tutto contraria. Uno di noi, signora, con tutta evidenza, ha la sensazione sbagliata. Ah, su questo non c'è dubbio. Vede, almeno su un punto siamo d'accordo. A prescindere dalla sua sensazione contraria, la prego di tenere gli occhi aperti. Ah, è appunto quello che mi propongo di fare, signora. Ma certo, una cosa è strana. Che i ladri tentino ancora di rubare, ben sapendo che qui molti stanno con gli occhi aperti. E allora? Si direbbe che abbiano assoluta necessità di farlo. Perché? Ah, dirò messa ogni mattina alle 6, se vuole fare avvertire. Certo, certo. E più tardi le farò sapere se anche stanotte hanno rubato qualcosa. 36 kg. Sono ingrassata di un chilo. Tu, Lietta, quanto pesi? 49, ma devo dimagrire un po'. Ma che dici? Stai proprio bene. Sembri una ragazza di quelle che si vedono alla televisione. Tu la guardi la televisione? Certo. Io non ce l'ho e mi tocca andare dalla signora Elvira. Ma poi lei si addormenta e ci manda tutti a letto. Beh, avrà sonno. E come? Russa pure. E non si sente più niente. Manca qualcosa? Sembra di no. Ho quasi finito. Si vede che stanotte i ladri se la sono date a gambe. Hanno avuto paura. Giacinto! Giacinto, io sono arrivata ieri! Ah, sì. Attento! Io cerco di immobilizzarmi. Poi tu vieni ad aiutarmi. Giù! Su! Sei pronto? Su, avanti! Venite fuori! Fuori! Che stavate facendo là dietro? Siamo passati per caso. Attento che finisce male! Giù!
faccia a terra, tutte e due, giù! Ora vi darò la lezione che meritate. Vi insegnerò io a mettere il naso in faccende che non vi riguardano. Giù, faccia a terra! Coraggio, ragazzi, ci sono io! Chris! Attento! Si avvicina qualcuno! Io vado a nascondermi! Capito? Bene! Non sarà mica morto? Ma che? Non vedi che respira? È soltanto svenuto! Adesso dobbiamo legargli le mani. Dammi la corda. I piedi, le mani, leghiamolo tutto. Eccolo! Signor Orso, noi siamo amici degli uomini come degli animali, perciò lei non ha niente da temere. Ci ha fatto prendere un po' di spavento, ma non gliene vogliamo. Sappiamo stare allo scherzo noi. Ed ora vuole togliersi la pelliccia o vuole che lo facciamo noi? Il guardaccio! Altro che orso! Padre! Attenzione qui. Anche noi abbiamo un prigioniero. Io l'ho messo a capo. Ma non così legato, bastano le mani. Aveva anche la pistola. Guardi sì. Qui, padre, è carica. Ma mettila giù, Chris, per carità. Ma mica sparo, se non pigio col dito. Tienila giù. Ci penso io, padre. Aiutatemi a scioglierlo. Allora, guarda, il ragioniere. Lui. Guarda un po' chi erano i ladri. Rino, corri ad avvertire la baronessa. D'accordo. Cartone. Gli orsi. Anche gli orsi ci dovevano capitare. Stanotte gli daremo la caccia. Segnala che anche noi abbiamo visto l'orso, che nessuno si muova. Adesso cercherò di seguirlo. Se mi allontano molto, manderò qualcuno ad avvertire. Va bene. Tutto tranquillo. Io però dico che è solo apparenza. Si sente nell'aria che succederà qualcosa. C'è odore di pericolo. Qui di odori? Ce ne sono tanti. C'è gente, poliziotti, agenti segreti, che fiutano il pericolo a distanza. Come un sesto senso. È come se... Siamo! Forse è l'orso. Viene da queste parti. Non lo so. Ecco padre Tobia. L'avete visto? Sì, proprio voi, padre. Si è diretto di là. Bene, voi aspettate qui. Veniamo con lei, padre. D'accordo, ma seguitemi a distanza. Bene. Thank you.
cammina da solo. Io l'ho fatto per divertirmi. L'avevo capito subito che era uno scherzo. Sei stato bravo, Giacinto, perché la gallina sembra proprio vera. E l'uovo pure. Come hai fatto a capire che era uno scherzo? Lasciamo andare la gallina. Ma l'uovo, si vede lontano un miglio che è di gesso. Andate pure a giocare a pallone voi. Arbitrerà Rina. Va bene, padre. Ci vediamo alla funzione, antifubis. Prego. Buongiorno, è successo qualcosa? Buongiorno. Cattive notizie, padre. Ho dovuto riaccompagnare quei due perché li abbiamo sorpresi. No, no, non è vero. Non siamo stati noi, padre. Noi non c'entriamo. Ma come? Ma se li ho visti, io li ho visti. E poi c'è il corpo del reato. Due forme di formaggio, grosse così. Erano lì tre cespugli, ma noi non le abbiamo rubate. Non sappiamo nulla noi, nulla. Ma è orribile questa maniera di mentire. Farfalle, beato te che te ne vai a spasso. Ah sì, e chi l'ha presa l'acqua? Già, ma io mica dicevo per te. Acqua fresca, acqua fresca. Chi vuole l'acqua fresca? Pronto. Ciao, Salvatore. Certo, dopo, quante ne vuoi? Colorate! Come no, anche colorate. Non ho da fare, vedi? Allora dopo. Ciao. Acqua fresca, acqua fresca! Chi vuole l'acqua fresca? Acqua fresca! Chi vuole l'acqua fresca? Acqua fresca! Chi vuole l'acqua fresca? Ciao, Giacinto! Ah, bravo, cucciolo! Vieni, tienimi un po' questo. Va bene. Ma fermo, eh! Solo per farmi le basette, se no vengono storte. Così va bene? No, così è troppo giù. Aspetta, vieni qui. Sì. Ora mi metto io più basso, eh. Va bene. Mi raccomando, eh. Sì. Fermo, eh. Ero troppo basso. Faccenda scotta, ve lo dico io. È gente senza scrupoli quella che gira intorno al camping. L'avete vista quell'ambulanza? Sì, quando stavamo arrivando? Sì, sì, sì. Sapete che c'era dentro? Cosa? Un uomo che stanotte andava in cerca di tartufi. Però al posto dei tartufi ha trovato i ladri. E quelli giù, una bella botta sulla testa e lo hanno messo KO. Una bastonata che lo potevano ammazzare. Proprio così. E cosa hanno rubato? Ancora non si sa. Ma stanno facendo il controllo. Di là c'è una tenda con tutti i viveri per il camping. Pasta, scatolette di carne. E c'è pure il parmigiano. I ladri l'hanno preso lì e poi sì, ce lo buttarono addosso a noi. È vero. È molto probabile che i ladri stasera ritornino a rubare i viveri. Allora bisognerà tenerlo d'occhio questo magazzino. Se lo svuotano non si mangia più. E ci provino. Così li prendiamo con le mani nel sacco. Bravo. Facciamo vedere noi chi sono i ladri alla signora baronessa. Proprio così. Metteremo un bel servizio di sorveglianza intorno alla tenda dei viveri. Vedrete, un piano organizzato alla perfezione. Bravo! E quando viene padre Tobia prendiamo tutti gli accordi. Adesso però sbrighiamoci a sistemare l'accampamento. Sì, sì, sì. Prima lo facciamo e meglio è. Forse, ritorno. Senti, ma dove si trova questo magazzino? Qui dietro. Ah, lo dicevo io. E c'è anche il gorgonzolo. Thank you.
ora, ragazzi, bisogna pensare ad andare a dormire. Tutti tranne le nostre sentinelle, si intende? Rino, a chi tocca il primo turno? Sandro in coppia con Luigi e Beppe in coppia con Cucciolo. Cucciolo? No, Cucciolo è troppo piccolo. Ha insistito tanto, padre. E ci vado io al suo posto. No, no, adesso tu fini diritto al settore riservato alle bambine. È già molto che si è ottenuto di farti restare alzata fino a quest'ora. Su. Cucciolo è in gamba. A scuola ha anche vinto la gara di corsa. Sì, ma se c'è da correre vorrei che tu lo facessi per allontanarti dal pericolo. Per favore, padre, per favore. D'accordo, sarai la staffetta. Ma al primo segnale di pericolo corri ad avvertire Giacinto. Evviva, eh? Evviva! Oh, fino a mezzanotte Giacinto resterà alzato pronto ad intervenire. Fino a mezzanotte? Sì, fino a mezzanotte. Dunque, lo troverete all'inizio del viale sotto l'albero. E dopo mezzanotte quel posto ci sarò io fino a l'una. Ah, ricordate, vi dovete limitare a sorvegliare l'ingresso della tenda viveri. Se succede qualcosa non intervenite direttamente, ma correte ad avvertire. E se non ce la fate c'è il fischietto. Ne ho dato uno a tutti. A me no. Beh, dagliene uno anche a lei. E poi fila, su. Tieni. E non metterti a fischiare adesso. E a Cipicchia, che sei diventato un generale. Buonanotte. Buonanotte, Chris. Buonanotte, Chris. Signore, ti ringraziamo per questa giornata. Signore, ti ringraziamo per questa giornata. Benedici il nostro riposo e quello delle nostre famiglie. Benedici il nostro riposo e quello delle nostre famiglie. Così sia. Così sia. Ciao, Beppe. Novità? Proprio niente. Il vostro turno è finito. Siamo venuti a rilevarvi. E Cucciolo? Dormi. Bisogna che i ladri non abbiano il tempo di fuggire. E come vuoi fare allora? Torniamo giù al sentiero. E ci lasci soli un'altra volta. Hai paura? Insomma. Io sì. Dobbiamo essere prudenti, l'ha detto padre Tobia. Ho capito. Allora ci vado da solo. Se dovessi fischiare correte subito al campo, eh? Ciao. Ciao. Succede tutto, tutto! Ma lei ci vede bene? Sì, sì, signora. 10 decimi in tutte e due gli occhi. Non porta gli occhiali? No, no, no. 10 decimi in tutte e due gli occhi. Beve forse? Quando ho sete. E cosa beve? Acqua, vino, acqua e vino, gassosa e qualche volta anche l'aranciata.
Vede, signora, il nostro Giacinto potrebbe anche essersi sbagliato, essere vittima di un'allucinazione, ma il fatto è che sul terreno abbiamo trovato le impronte dell'orso. Sì, sì, è vero, signora. Le ho viste anch'io con i miei occhi. Ah, non c'è dubbio, signora baronessa, è un orso e forse più d'uno. Ah! E quanti? È difficile dirlo. Due o anche tre. Tre orsi! Padre! Siamo in pericolo!